È un seminario tecnico che ho organizzato su sollecitazione di alcuni produttori, ma anche del Presidente della Commissione Agricoltura, proprio per dare un segnale di presenza dell'amministrazione comunale su un tema che oggi viene un po' forse tralasciato, perché si punta semplicemente a valutare, a valorizzare la commercializzazione o quant'altro. Ma prima di arrivare alla commercializzazione, io ritengo che bisogna creare le condizioni per migliorare una qualità del prodotto. Noi abbiamo un territorio che storicamente ha alle spalle una grande coltivazione di frutteti, ormai abbandonati perché abbiamo puntato alla monocoltura, che è quella degli agrumi. Questi due giorni, che è un seminario prettamente tecnico, vede il confrontarsi gli agricoltori, o meglio, gli imprenditori agricoli, soprattutto i giovani, con degli esperti, con l'agronomo, il dottore Vitelli, che è un esperto in questo campo, per far sì che si possano trasmettere delle innovazioni dal punto di vista tecnico, in modo tale che si possa migliorare la qualità dei nostri prodotti. Ritorna il mio territorio a produrre diversi prodotti, a cominciare dalle pere, dalle pesche, albicocche. C'è di una realtà che ha conosciuto uno splendore negli anni 70-80. Nuova tecnologia, innovazione, nuove tecniche di lavorazione possono consentire davvero in maniera molto concreta a ritornare. In quelle occasioni che ha visto la mia città, il mio territorio, periodo più bello, periodo più proficuo, dove gli investimenti in agricoltura sono stati tanti. Adesso la monocultura delle arance, del Washington Navel, hanno un po' segnato il passo. Adesso vediamo, questa è una grande occasione, gli organizzatori hanno fatto un bellissimo lavoro, siamo qua ad apprendere, il seminario è partecipato di persone, di imprese agricole importanti, speriamo che nasca qualcosa di concreto. L'agricoltura è passione, è amore per la natura, ma soprattutto dovrebbe essere un riconoscimento da parte degli organi pubblici di gente che difende l'ambiente. Io sono in una zona molto bella della Sicilia, che è la zona nord-est, tra le Madonie e i Nebrodi, sul mare, ma dove siamo rimaste due o tre aziende, forse io solo, a difendere il territorio, ad evitare che il territorio diventi preda dei fuochi, degli incendi, e di pascoli abusivi e di tutto ciò che di negativo può essere per l'ambiente. Ribadisco, noi quello che denunziamo, come lo denuncio come cittadino, ma soprattutto come agricoltore e come contadino, è l'assenza, la scarsa professionalità, la scarsa conoscenza dei problemi da parte di quelli che dovrebbero essere e sono preposti a questo compito.